togli il cazzo della merda. Chi è lui? L'abbiamo sequestrato. È il merda che suona la batteria alle 7 del mattino. E lui, cosa no? Mio fratello. Ah, il tuo fratello. I fratelli qua. Perché abbiamo chiamato lui? Perché loro ascoltano solo reggaeton. Com'è che fa reggaeton? Lo sa anche lui. Allora, cosa succede? Noi, siccome non abbiamo nessun tipo di amore per il reggaeton, ma no, capacità tecnica sul reggaeton, non neanche nel rap, anche ma nel di reggaeton. Meno, quindi c'è lui che fa l'esperto del reggaeton oggi. Quindi lui parlerà del reggaeton e noi parleremo di Jack La Furia quando era Nick Tocco. Sì, io parlerò di Creepy. Ecco, noi iniziamo subito con Jack La Furia Bandita. Vai, vuoi presentarti? Vuoi dire qualcosa? Mi chiamo Miguel Flores. Vuoi incitare la rivoluzione nel tuo paese? Prima Perù. Prima Perù. Vai. A casa di carta. A casa di carta, avanti. Mannaggia. Regista, se non sai cosa fare. Aspetta. Fai un'altra cosa. Sulla spiaggia di Calabrese, probabilmente sarà. Sì. A Crotone. Lui sta bevendo il Vernel. Per sgrassare. Ci piace la tu famiglia. Sei fidanzato, giusto? Quindi non no, puoi. No, non sono fidanzato. E allora puoi allora fare anche una bella figa. Eccola, vai. Ma io la conosco, Bella un archile, trucco quella scena muta. So che ti sta che ti piace, è vero. Quadrito nel mio corazon. Ecco. Cosa? Non è compositiva, di solito c'è come è vero, perché sono tutte coperte, come dopo arrivano i tuoi, sei una banda, visto che sei una bagaccia, ma lei è la vera con quel ficco due dita. No, che brutto sto Jake, mancano i culi, infatti anche i soldi, anche i soldi, quelli mancano sempre, però non ci sta, sappiamo bene. A me sta paura sta cosa. Sì, bravo. Adesso arrivano i soldi e poi volete. E lui è lì che qua, da lì, il reggaeton lo capisce, quindi va subito i soldi. Delle macchine. Delle macchine. Che macchine aveva il Giappone? Di solito quelli che cantano reggaeton hanno la catena. Non si è divertito molto a recitare in questo video, io te lo dico. No, perché non ci sono i culi. Tre strofe, non sono impazzito. Stavo mica, non sembra da come vita. Comunque è figo che abbia preso la striscia. Adesso non è lei, perché con le maschere si è preso una casa. È la prima volta che vedo che canta reggaeton. E questo non hai mai visto roba sua reggaeton? Ma chi è quello? E io tu. E si è volato a reggere il moccolo. Ti sparo. E lei? Niente, non ne manco i piedi hai fatto vedere. Allora, esperto di reggaetologo. Poi però li facciamo vedere anche un video con i culi perché poverino. Sì, così facciamo capire cosa fare Jake La Furia. Secondo te, a livello tecnico, questo pezzo può competere con un pezzo reggaetonico? Reggaetonico atomico con più ispanico. Non al 100, gli do 30. 30? Minchia il dissing, ragazzi! Porca boia! Perché non c'erano i culi, non c'erano i soldi e soprattutto non c'erano le rime quelle iconiche, corazon, puttano. Spasito che mancava. Spasito le corna a tuo marito. No! Dice così, cosa succede? Va quello. Tecnicamente, a livello di rap, la reputo molto più morbida dell'altra che aveva fatto reggaeton, che abbiamo fatto quella con i culi. Adesso ti faccio vedere un pezzo così capisci di cosa parliamo. Perché quello dei culi era figo. Bandita, va bene, era un pezzo un po' lunch, ecco, più che reggaeton violento da ballare con i culi. Aspetta un attimo che faccio vedere quello dei culi, così capisci. Capito? Questo è il video di la prima cosa. Non me lo ricordavo sto video. Ma qui ce ne sono di quelli. Capito, me l'hanno detto. Ho visto anche più di un culo. Ho visto molto più di quello che. Allora, siccome mi piace questo video, quanto li diamo? Questo è un 90-100. 90-100, eh. Si cambia a mani basse. Effettivamente io speravo una cosa molto più. Perché hanno detto, ma hanno censurato. Adesso faccio. Vero, perché adesso ti dico, questo video qua è stato censurato. Non è andato in tendenza. L'avevano tolto. Capito che è stato di merda che vediamo, questo è il Vaticano. E anche da voi ha fatto dei danni. Sì. Comunque, secondo li ha lasciati i culi da voi? Sì, cioè. Quello vabbè, sempre. Quello non è... Allora, secondo me il problema è che lui ha visto questo che gli ha dato problemi. E adesso control. E adesso però minchia neanche. E però il gatto scottato ha paura dell'acqua fredda e poi non si lava e Jake, adesso lavati. Abbiamo credo che sia anche abbastanza bene. Abbiamo anche un esponente massimo del gruppo. Anche maschio. Un esponente maschio del reggaeton. Del ceppo ispanico. E mi dice che andava bene. Anche proprio come produzione. Materiale però secondo tutto. Materiale audiovisivo.
Puoi dire qualcosa in ispanico proprio ai nostri amici di andare a sentire tutti Jake La Furia. Ma anche l'ultimo che comunque. Cosa cazzo credo fai? Che sia la pronuncia corretta. Schifo. No. Schifo. Vedi un pugno per favore. Fantozzi. Secondo me come canzoncina dell'estate ce la potremmo anche sentire quella, perché quella vecchia. questa gli piace un botto. Però questa qua nuova, quindi Bandita, ha il lead nel ritornello, quel sì, suono. Però è molto, è molto synth, che è molto figo. Secondo me da suonare quello sì, può essere interessante. Però è molto lounge. Cioè, secondo me è un. Ma guarda che questa estate va molto lounge. È perché se abbiamo visto c'è poca roba troppo ballabile. Ultimamente sento proprio tanti pezzi lounge, perché probabilmente è meno club dancehall e più club da sì. spiaggia. Ma io me lo sentirei in spiaggia rilassato con una corona o una corona tra le dita. Un balibre con qualcosa in mano, comunque con qualcosa in mano, una sangria. Però è vero, ha ragione lui, perché io me lo sentirei così. Però secondo me sarà un must tra le ragazzine ritardate comunque, perché Bennita. Sì, ma poi a mettere anche la casa degli spettri e cercare sempre il fatto di andare a prendere la moda. Vabbè, a parte che lui ha fatto proprio l'eccesso, ha preso anche la tipa. E la tipa è quella. Hai visto che nel video non ha anche recitato, non era molta enfasi, che senza i culi. Lui quello, senza i culi non dà niente. È come no la Tesla, cioè è una macchina che dà tanto, però ci vuole l'energia. Il culo è una fonte di energia naturale, pulita, speriamo. È come rinnovabile. Comunque. È come cosa? Come si chiama quello che si mangia gli spinaci? Chubacabre. No, Chubacabre. Adesso prendo il Chubacabra. Dove stai andando? A vedere il Chubacabra. Ma sta dormendo, ma lasciamo lì, poverino. E Chubacabra. È il Pumas. Ma povero. Puma, allora, dicevo, è come. Come si chiama? Braccio di ferro? Epopei. Senza spinaci. C'è la furia, senza culi. Ma no. Perché comunque è un jet a propulsione alimentato a piccione. Sì, se manca il piccione manca tutto. Piccione. Jake, facciamo un appello a Jake, faglielo tu per favore, che sei spagnolo che poi si fa tradurre da Chadia. Vediamo cosa gli posso dire a Jake. Di mettere più culi. Bravo, lo stavo per dire io. Di mettersi un po' di catene così. Poi di farsi un bel tatuaggio anche qua. Qua sul collo. Ma c'ha il gallo. C'ha il gallo qua. Però non si vedeva bene, E che cazzo fate tutto il video così? Non l'ho visto. Non l'ho visto. Allora, le catene e i tatuaggi li hai, i culi non li mancano. A livello di. A livello di. No, vieni qua due giorni che tanto lo senti com'è e poi copi. Tanto in Italia. A me è piaciuta però, No, ma anche a me è piaciuta. C'è musica. Allora, facciamo finta che non è Jake La Furia. Perché è Jake La Furia che conosco io, era quello che facevo. Sì, ci aspettavamo proprio il. Hardcore, capito? Perché poi è uscito da poco con un bel pezzo. Se io me l'ascolto in spiaggia e dico, a cazzo Jake che si sta facendo i soldi. Sì. Sì, secondo me sì, con questa roba sì, dai. Questa roba sì. Quante visualizzazioni c'è? Vediamo, perché guarda che mentre lo dicevo ho detto, guarda, minchia, il culo qua non va bene però, ragazzi. Allora, 503.000 è uscito da tre giorni comunque. Va bene, va ragazzi. Benissimo. Vabbè, Jake, che comunque ti ha fatto vedere che spegniamo il pezzo per quello che è, un pezzo lounge, non prepotente, violento, con lo storytelling sulla tipa che comunque, è la bandita. Ottavo su tendenze, ragazzi. Ottavo su tendenze perché la gente sperava di vedere i culi. Ma anch'io. E poi hanno chiuso. No raga, non c'è il culo, chiudete. Ah, fa culo, non mi fotti più. Comunque ricordiamo che ha dato 9 al 10. Quindi comunque, non ci sono cazzi. Raga, regia, il tizio si chiama Fabrizio Conte Druga. Ah, ma chi? Conte Druga? Ho capito. Ah, io ho capito un'altra cosa. Anche io proprio quello. Bravo, ho capito bene. Conte Druga, ho capito. Raga, salutiamo il Conte Druga, salutiamo Jay, sì. Salutiamo. Ma quindi tu vieni da quel paese in cui è facilissimo reperire dell'ottimo stupefacente. Ciao a tutti, ciao. A un prezzo modestissimo. Buonasera, questa live dove sono altamente ubriaco. Buonasera Ale. Questa sera parleremo della lobby LGBT che si è infiltrata anche nei settori pubblici. Allora, cosa è successo? Allora, voi vi ricordate che io sono andato dal dottore per una dieta? Cioè, sono andato dal dottore perché avevo un problema siccome ho fatto la bronchite e la laringite quest'anno. Mi era andata giù la voce, praticamente le corde vocali dove si toccavano si erano slabbrate.
E lui mi ha dato una dieta e degli integratori alimentari, questi qua. No. E vabbè. Se non che mi ha dato questa roba che praticamente è sperma, è liquido seminale maschile e è sperma praticamente. E vabbè, sarà un caso, va bene. Sono andato poi, mi è capitato che ho caccato duro e mi sanguinava il culo di brutto. Sono andato a farmi vedere e mi hanno detto che ho la... Non è una ciste, è tipo un... Ah, ecco, una ragade, che sarebbe un taglio dell'ano. Beh, il dottore ha detto che questa cosa succede a chi ha l'ano molto stretto. E quindi questo è quanto. E cosa mi ha consigliato il dottore? Anzi, cosa mi ha imposto il dottore? Degli anal plug. Mi ha fatto il foglio e mi ha detto di comprare, raga, applicare Dilatan, ragazzi, si legge?